Proseguiamo la conversazione con il professor Guido Crapanzano sulla questione della finanza e della crisi finanziaria. Non appare semplice individuare quali siano le molteplici cause della pesante crisi che stiamo attraversando e sono in molti a chiedersi chi e cosa l'abbia provocata. C'è chi parla di complotti, di strategie delle lobby che con la forza del capitale manovrano la finanza e i mercati. E molti addossano la responsabilità ai banchieri. Ma che cosa c'è all'origine del tracollo dell'economia del mondo occidentale? Passo la parola al professor Guido Crapanzano. Prego. Ecco, partiamo proprio cosa c'è all'origine. Partiamo dall'inizio per capire bene le cose. All'origine della crisi c'è, che ha molte cause, ma c'è la drammatica situazione finanziaria che ha travolto il mondo occidentale dopo il crollo della borsa di New York del 2008. In pratica, il punto di partenza della crisi, quando la gente si sveglia e capisce che qualcosa sta cambiando, è nell'ottobre del 2008. È un cambiamento drammatico, così drammatico quasi quanto la caduta del muro di Berlino, che ha fatto cadere il regime, collettivistico comunista, e invece questa caduta di Wall Street provoca il crollo del sistema, quello che è capitalistico liberista occidentale. Nell'ultima intervista, fra l'altro, che era quella del luglio scorso, ti avevo detto da una tua domanda che le responsabilità della causa di questa crisi stavano emergendo in maniera anche chiara, al punto che addirittura pensavo che in America nel giro di pochi giorni sarebbero usciti degli articoli o delle dichiarazioni su questo. Infatti, così è avvenuto. Perché? Perché proprio uno degli economisti più importanti che noi abbiamo, che è quel Rubini, il quale aveva previsto nel 2008, nel 2006 addirittura, una crisi in arrivo e la denunciava nel 2007, si chiama Nouriel Roubini, questo economista, ha scritto pochi giorni dopo quello che ci siamo detti, una cosa molto interessante. Gli articoli, ne sono apparsi diversi, dicono: Rubini nel 2013, due punti, tempesta globale perfetta e banchieri avidi impiccati per le strade. Ecco, un po' radicale come situazione, però dà la colpa, la responsabilità a una lobby di grandi banchieri che hanno creato questa crisi. E comincia a uscire negli Stati Uniti un'altra notizia, che non è la prima volta che dei banchieri agiscono insieme, anzi, quella di oggi non è altro che la prosecuzione delle tre grandi crisi economiche e finanziarie che hanno colpito gli Stati Uniti e anche l'Europa. Quella del 1907, che è quasi sconosciuta, quella del 1929 e l'ultima del 2008. Sì, nel tuo sito finanzafacile.tv tu racconti appunto in un video la storia delle tre grandi crisi che hanno colpito Wall Street, partendo appunto da quella del 1907, e a fine della lettura di un saggio su questa crisi emerge una verità che sino a oggi è stata nascosta, cioè che tutte e tre le crisi hanno lo stesso andamento e tutte sono state create dalla stessa ristretta lobby di grandi banchieri. Ci puoi dare questa tua prima lettura delle tre crisi e in particolare quella del 1907? Certo, dunque, guarda, ti faccio vedere qua in video un libro che è uscito da poco, che si chiama The Panic of 1907, che è il grande panico del 1907, lezione sulla crisi del market, Perfect Storm. Gli americani usano questo, crisi perfetta, o storm il temporale, la catastrofe perfetta. Effettivamente, in questo libro, due grandi ricercatori studiosi sono andati a ripescare gli atti di una commissione che aveva indagato sulla crisi del 1907. Ma prima, cioè, volevo dire questo: nei primi anni del Novecento, gli Stati Uniti erano
uno dei paesi con il più alto tasso di sviluppo al mondo, e questo grazie alle innovazioni introdotte dall'industria, dall'industria applicata all'agricoltura, alla tecnologia. E in questo fermento che c'era, la borsa di Wall Street macinava ogni giorno dei buoni progressi, c'erano un sacco di società che si quotavano, persino dall'Europa arrivarono i capitali. E il boom di questa borsa dei primi anni del Novecento fu alimentato anche dall'introduzione del telegrafo. Per cui era diventato possibile fare degli ordini da Roma, da Londra, dalla Germania, dall'Egitto persino, e fare degli ordini alla borsa di Tokyo seguendo quello che succedeva. E nel giro di pochi minuti si sapeva anche qual era l'andamento, appunto grazie al telegrafo. Però tutto questo grande sviluppo avveniva senza nessuna regola, perché non esisteva nemmeno una commissione della borsa. C'era una borsa con un presidente, ma nessuno controllava. Non c'erano regole. L'unica regola che vigeva era una regola, diciamo così, del capitalismo selvaggio, la regola del più forte, di chi era più forte e di chi aveva più soldi. Ecco, quello che è successo è che poi è venuta una crisi tremenda. E alla fine di questa crisi hanno istituito una commissione. Però prima vorrei dire una cosa: una crisi tremenda. E dallo studio di questa crisi, dagli atti della commissione, si riesce a capire che gli autori della crisi del 1907 sono gli stessi autori che hanno governato, gestito e creato quella del 29 e quella del 1908. Arriviamo al 2000. Guido, la regia mi chiede di riavviare il video e gentilmente di mostrare nuovamente il Ecco, libro. questo è il volume di due studiosi molto acuti e attenti che sono andati a cercare nelle relazioni fatte da una commissione Puglio istituita dal Congresso per capire dove era nata e le origini della crisi del 1907, facendo delle scoperte interessantissime. Nel 1907 ci fu questa terribile crisi e si manifestò con un crollo della borsa, provocato dalla speculazione folle e dal fatto che non esistevano regole del mercato, per cui ognuno poteva fare quello che voleva, non c'era nessun controllo sulle operazioni di borsa. Le banche e le agenzie finanziarie agivano indipendentemente da qualsiasi norma. L'unica legge che vigeva era la legge del più forte di chi aveva del denaro. E in questa giungla finanziaria si unirono alcuni tra i più grossi operatori finanziari del mondo, ma non operatori, banchieri, uomini d'affari, imprenditori che facevano tutta una serie di attività legate al denaro. E questi operatori, questi grandi banchieri costituirono un'associazione, quasi una lobby o una loggia, come si usava, anche perché alcuni di loro erano dei massoni, ma questo non vuol dire, però ha un significato perché vedremo dopo che usano gli stessi metodi associativi di legare le persone, la stessa segretezza che usano le logge massoniche. Allora, cosa è successo? Che questi grandi operatori finanziari, grandi banchieri, avevano tutti insieme, una tale forza economica da poter indirizzare e gestire il mercato finanziario e soprattutto non solo il mercato finanziario, ma Wall Street. In pratica potevano muovere a loro piacere i valori delle azioni. E in un'epoca in cui molte aziende cominciavano ad entrare in borsa e continuavano ad andare, era facile speculare. Tutto andava bene e quindi sono riusciti a creare, oltre ai loro affari, una massa di seguaci che agivano per loro conto, a cui loro avevano consigliato di investire, dicendo che in borsa, visto quello che stava succedendo, non c'erano rischi ed era una cornucopia da cui tutti potevano trarre ogni ben di Dio, approfittarne. Cosa è successo? Che davano anche delle istruzioni ai loro amici e ai loro seguaci e pian piano si sono creati una grande schiera di operatori finanziari e altri banchieri, non direttamente collegati a loro, che si sono gettati in questo banchetto approfittando di una situazione favorevole e hanno a loro volta suggerito ai loro clienti di investire in borsa, quindi creando una moltiplicazione dei pani e dei pesci, quindi dei valori di borsa, che dava vantaggio a tutti. E però, come sempre succede, queste catene di Sant'Antonio che si allargano hanno dei limiti, e i limiti sono il fatto che
a un certo punto chi aveva in mano i grandi capitali si è tirato indietro. Si è tirato indietro, ha cominciato a vendere quello che aveva e poi a vendere allo scoperto per comprare il ribasso. E questo è successo alla fine del 1907, alla terza settimana di ottobre del 1907. Il mercato azionario di Wall Street aveva perso il 50% sui massimi dell'anno precedente. E solo nel mese di ottobre la perdita sommava il 37%. A questo punto scoppia il panico e la mattina, ecco, c'è una mattina famosa del 24 di ottobre in cui tutti vanno in borsa per vendere, nessuno vuole comprare. E allora il presidente della borsa non sa cosa fare perché le contrattazioni si bloccano. Pensa addirittura di chiudere lo stock New York Exchange in Change, cioè la borsa di New York, e di fronte a questo possibile disastro, prima di prendere la decisione, alla una va a casa di JP Morgan, che era il più grande banchiere di New York, proprio come operatore di banca, e chiede il suo consiglio. Lo chiamavano il Napoleone di Wall Street. Ecco che Morgan allora cosa fa? Dice: non blocchiamo la borsa, continuiamo, facciamo in modo che vada avanti. E presta immediatamente. Concede un prestito immediato di 23 milioni di dollari, una cifra favolosa, ai principali operatori della borsa, evitando la chiusura. Contemporaneamente, chiama a casa sua per capire lo smisurato potere di Morgan, chiama a casa sua, convoca a casa sua a New York, da Washington, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, che si chiama Burke Cortelyou, che secondo le indicazioni ricevute, il martedì seguente versa 25 milioni di dollari alle banche che stavano per crollare, perché molte banche avevano investito in proprio, oltre ad aver investito i soldi dei clienti, e dopodiché rilascia una dichiarazione in cui dice: il peggio è passato. Nel frattempo si manifesta un'enorme solidarietà degli altri banchieri del gruppo. In particolare, John Rockefeller deposita, sempre nel pomeriggio di quel giorno, che è il 24 di ottobre, deposita 10 milioni di dollari in contanti e ne preannuncia che in settimana ne verserà altri 50, sempre disponibili, se le operazioni di salvataggio della nazione e della borsa verranno affidate a Morgan, di cui lui ha completa fiducia. La stessa cosa fa da Londra Lord Rothschild, che dichiara di essere talmente certo della capacità di Morgan di risolvere la crisi e di mettere a sua disposizione parte del suo capitale. Non solo lo farà poi in modo concreto, perché cosa succede? Che quando dopo un mese circa, dopo 20 giorni, il Tesoro degli Stati Uniti non ha più monete d'oro perché col panico e il fallimento di molte banche l'oro viene tesaurizzato, Lord Rothschild manda da Londra il piroscafo Lusitania con il più grande carico d'oro che abbia mai attraversato l'oceano, che arriva a New York e che dà al tesoro americano, naturalmente in prestito, una quantità di oro enorme. Questo mostra l'enorme solidarietà che c'è fra questi tre grandi. C'è anche una certa solidarietà, ma in tono minore, di Sachs, della Goldman Sachs. Però questi banchieri mostrano di essere tutti disponibili ad aiutare Morgan. Questo certamente insospettisce, e i giornali cominciano a parlare prima di una corruttela politica, perché verificano che Morgan ha nel 1904 finanziato la campagna del presidente degli Stati Uniti. Non solo, ma poi anche la connivenza fra gli altri due che lo appoggiano in questo modo, rischiando i propri capitali, e cominciano a parlare di un complotto. Però cosa succede? Che un conto è quello che dicono i giornali, poi c'è anche naturalmente chi dice il contrario. Ad esempio, il Wall Street Journal era di proprietà di Rockefeller, quindi parla bene di quello che sta succedendo. E il governo è costretto, però, perché tantissima gente ha perso soldi, diciamo in rapporto al 29 è piccolo, però dobbiamo pensare che allora l'America non era ricchissima e tutti quelli che avevano dei risparmi, la maggioranza, li hanno persi in borsa. Allora il Congresso stabilisce di creare una commissione che viene affidata a Puyo, un certo Puyo, molto in gamba, che comincia a interrogare i vari personaggi. E cosa succede? Si accorge che dietro a
diciamo, a Morgan c'è anche qualcos'altro, ci sono altri banchieri. E cosa fa? Interroga JP Morgan, e però dopo il primo interrogatorio in cui lui è in grande difficoltà, si dichiara malato Morgan, questo nel 1911 all'inizio, si dichiara malato e dice che vuole rimettersi, che parlerà ancora appena si rimette. Invece cosa fa? Parte per gli Stati, per l'Europa, perché dice che deve andare a curarsi in Europa per una strana malattia, e infatti sta in Europa e resterà in Europa fino alla sua morte nel 1913, nel dicembre del 13, poco prima. Morirà a Roma, al Grand Hotel di Roma muore, proprio in una suite dove abitava. Forse sperava sempre di poter tornare negli Stati Uniti, ma la morte lo accoglie lì, e la commissione che fa delle indagini non riesce a trovare le prove. Quindi, in pratica, al di là di alcuni elementi che non vengono pubblicati e che però danno, e nel libro ci sono, e danno l'idea di questa correlazione stretta fra i banchieri che si aiutano, organizzano le operazioni di borsa e si aiutano fra loro, a un certo punto la commissione deposita gli atti senza arrivare a nessuna conclusione, con una piccola colpa, responsabilità nei confronti di Morgan, che però resta così isolata e non viene, poi essendo anche morto, nessuno fa più delle storie. Ecco. Quindi, però, questo libro cosa ci fa vedere? Ci fa vedere che questo libro ci mostra degli interrogatori attraverso cui è possibile evidenziare che la lobby dei banchieri ne aveva fatte di tutti i colori. Allora, possiamo accennare a, mi pare che sia dopo il 1907 che viene istituita la Federal Reserve. Possiamo No, non indicare nel quindi, 1907, nel no? 1913, proprio. Nel Sì, no, intendo a 1913, nel seguito di questa cosa, dicembre. però si è resa possibile comunque la crisi del 29 e com'è che si è interrotta questa crisi sino a, mi hai accennato tu, al 1999 quando una legge particolare viene tolta da Clinton. Certo. Se puoi accennare Perfetto. a dettagli prima di Molto riprendere velocemente la questione possiamo dire del questo. banchiere, sì. Possiamo dire questo, ecco. Dunque, quando viene istituita la Federal Reserve, è il risultato più importante di questa commissione, di tutte le indagini e di questa crisi. Viene istituita una banca centrale alla fine del dicembre del 13, una banca centrale degli Stati Uniti che viene chiamata Federal Reserve. La quale ha il controllo e deve esercitare il controllo sull'emissione della moneta, non solo, ma anche sulle banche, però solamente sulle banche che si occupano di risparmio, di anticipazione, di sconto e di raccogliere i soldi. Mentre le banche di affari, cosiddette banche di affari, per fare un esempio, un conto è il Credit Italiano o l'Unicredit, un conto è Mediobanca. Mediobanca è una banca di affari che fa operazioni finanziarie. Le banche dovrebbero invece occuparsi esclusivamente di raccogliere il risparmio e prestare i soldi alle aziende, a scontare, si chiama depositi, anticipazione e sconto, queste sono le tre principali funzioni. Non devono fare speculazione con i soldi dei risparmiatori, le banche. Invece, questa commissione ha il potere di controllare solamente le banche, diciamo, le banche che fanno il risparmio, le banche che operano come banche e non le banche di affari o le agenzie finanziarie. Allora, cosa succede? Che nel 29 questa storia dunque si ripete, e si ripete in questo modo, che verso il 21-22 di nuovo la situazione dopo la vittoria sulla guerra, la situazione economica degli Stati Uniti ha un progresso, e anche lì inizia la speculazione di borsa. E anche lì i grandi banchieri riescono a creare uno stuolo, come li abbiamo chiamati la volta scorsa, di pifferai magici. Cosa vuol dire pifferai magici? Vuol dire che riescono a creare dei seguaci, delle banche non affiliate a loro, delle agenzie finanziarie che capiscono che si sta avviando un grande boom della borsa e seguono le istruzioni e riescono a trascinare dietro di loro tutti i loro clienti. Li ho chiamati pifferai magici perché
così come il pifferaio magico della favola di Grimm riesce con la musica a trascinarsi dietro i topi e poi li fa morire, facendoli cadere negli stagni, i pifferai magici riescono a trascinarsi dietro, non con la musica, ma col miraggio della ricchezza e del facile investimento, una massa di risparmiatori che invece di risparmiare si mettono a investire e hanno grandi profitti. Famosa la storia che in America nel 28-29 tutti compravano le azioni di borsa e diventavano ricchi, persino gli autisti smettevano di fare gli autisti camerieri e giocavano in borsa. E questo crea un mulinello meraviglioso che la pana anche qui di nuovo un grande banchetto a cui tutti si gettano a mangiare. Però, a differenza del pifferaio magico che se ne sta lontano dal fiume, i pifferai magici creati dai direttori d'orchestra, che sono questi grandi banchieri, che cosa fanno? Questi qua andranno, i pifferai magici, entreranno anche loro nelle acque piene di gorghi e lasceranno anche loro i loro soldi, per cui ci sono migliaia di banche che chiudono e falliscono. Quindi è la stessa identica cosa che è successa nel 7, siccome la regolamentazione non riguardava le banche d'affari e le agenzie di affari, la Fed non controllava niente, questi non dovevano neanche presentare i bilanci. Rinasce, ricapita di nuovo una tragedia in cui tutti perdono soldi, tutti quelli che non erano i grandi banchieri, quando invece aumentano le loro ricchezze in modo smisurato. Addirittura nel 1916 la commissione governativa, un'altra commissione, si accorge che JP Morgan aveva accumulato il 65% delle azioni delle aziende che producevano acciaio negli Stati Uniti, e mentre Rockefeller aveva la maggioranza delle azioni dei petroliferi, delle aziende petrolifere, e li costringono a cedere parte delle azioni. Naturalmente cedono parte delle azioni a dei loro parenti, a dei loro amici, in modo che apparentemente il monopolio non c'è, in realtà il monopolio si ingrandisce sempre. Questa è la E storia quindi, del 20. Prego. sì, e quindi con la crisi del 29 verrà istituita una normativa ed è quella che forse appunto ha costituito l'impedimento sino a quella Assolutamente, del 2008. Ecco, riprendiamo questo argomento in un'altra intervista perché qui No, ecco, no. Ah, dobbiamo sì? concludere, prego, Va bene. una breve conclusione, Guido, e riprendiamo Una breve una conclusione seconda è puntata di questa questa, questione. che è opportuna. Una breve conclusione è questa: il sistema organizzativo creativo di questi banchieri, che sono di una strategia e di un'intelligenza eccezionale, sono capaci di creare degli strumenti finanziari, di adattarli al mercato, di convincere la gente, ma soprattutto di creare una specie di lobby allargata, che sono diciamo, dei club a cui appartengono tutti i più importanti personaggi del mondo della finanza, della politica e anche della cultura. Cosa voglio dire? Che, ad esempio, la commissione, fra le varie cose, scopre che Morgan aveva le sue dipendenze dei consulenti che lui pagava profumatamente, e fra questi consulenti c'erano 80 membri che facevano parte dei consigli di amministrazione delle 120 società quotate a New York. Questi, pur lavorando per altre società ed essendo, erano suoi consulenti, quindi creando questi consulenti e foraggiandoli, lui aveva le informazioni su tutto il mercato, e questa è una cosa che hanno continuato a fare, tant'è vero che dunque, adesso ci fermiamo e poi riprendiamo con la crisi di oggi, partendo dal 29. D'accordo, ringrazio il professor Guido Capanzano e riprenderemo questa conversazione. Grazie.